A seconda della modalità che abbiamo seguito per la creazione del documento, potremmo trovarci in una situazione in cui la pagina stima sicurezza del CERTUS potrebbe essere vuota, quindi con un totale pari a zero, oppure già compilata, quindi con un determinato totale, a seconda se. Per la creazione del documento appunto siamo partiti magari da un modello già analizzato, quindi dal nostro vecchio PSC oppure siamo partiti da default o con un, eh, magari un piano tipo del, del programma. E quindi la pagina è completamente vuota. Vediamo come operare in entrambi i casi. Partiamo dall'ipotesi in cui eh, per la creazione del documento Uh, abbiamo seguito la procedura da default um, e quindi chiaramente informazioni sui costi non ve ne erano presenti. C'è da tenere presente un aspetto, c'è una differenza di comportamento nella pagina stima dei costi della sicurezza a seconda della soluzione del programma Certus di cui sono in possesso. Perché se io ho acquistato il modulo Pro di Certus, quindi Professional, tra le altre cose ho anche il modulo Costus. Il Costus mi dà la possibilità di eh, redigere in maniera semiautomatica, adesso lo vedremo, la stima dei costi della sicurezza. Quindi io quando andrò nella pagina lavorazioni potrò accedere e lavorare liberamente nella sezione Costi. Se invece io non ho il modulo Pro, quindi ho una, eh, un programma, una soluzione che è Certus PSC eh, o Certus, non posso accedere a quella sezione costi e quindi il computo della sicurezza lo devo fare io manualmente in questo strumento che Certus mi dà a disposizione, che è praticamente il Primus DCF e si abilita nella pagina Stima Sicurezza. Come lavoro manualmente io che non ho il modulo Pro? Vengo qui e posso... Vedete, la voce aggiunge nuova voce, posso effettuare direttamente un doppio clic col sinistro del mouse oppure un ins della tastiera e avvio la procedura per la creazione della mia voce di sicurezza. Il programma mi chiede come voglio procedere, cioè se voglio inserire e modificare anche una voce, quindi dare le misure, una voce di misurazione e anche l'elenco prezzi, oppure solo una voce di misurazione senza l'elenco prezzi, eccetera, eccetera. Io voglio inserire sia una voce di misurazione, ma automaticamente voglio creare anche il mio listino per questo computo. Quindi do l'OK. Okay, sto creando una voce di computo manualmente, ne vado a dare una tariffa. Invio dalla tastiera, vado a dare una descrizione che potrebbe essere la rete metallica di recinzione, eccetera, eccetera. Invio della tastiera e il cursore passa nel campo unità di misura che posso scegliere dall'elenco, ma posso anche digitare manualmente. So che la mia recinzione mi costa un x euro a metro lineare, quindi lascio metro, ne do il prezzo e confermo. Confermo. Vado a stabilire la tipologia di lavoro se ne c'è la necessità. Con il visto verde, nel eh, il, um, campo di edit e ancora nella colonna designazione dei lavori in cui io posso dare delle ulteriori specifiche. Per esempio, si tratta della recinzione lato nord, invio della tastiera. Il cursore passa nelle colonne che. Sono operative, cioè nelle colonne in cui vado a dare le misure, il programma moltiplicherà tra di loro i dati che io vado a mettere in questa colonna. In queste colonne, sappiamo, abbiamo detto che la recensione va, mi costa x euro a metro lineare quindi ne vado a dare la lunghezza invio passa il cursore a destra ho per esempio 25 metri di lunghezza invio 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 fin quando il cursore non torna a capo nella colonna designazione dei lavori e con F2 della tastiera Firenze 2 confermo l'inserimento e lui ha già fatto il calcolo 25 metri di lunghezza per il mio prezzo unitario che avevo stabilito e mi dà già un totale Adesso sono nelle misurazioni. Se mi sposto nell'altra pagina elenco prezzi, vedo appunto la voce di elenco prezzi che ho inserito automaticamente anche in questa, in questa vista. Questo se voglio inserire le mie voci manualmente. Però ho anche un'altra strada. Ipotizziamo di avere, magari ho scaricato dal sito H, h.it accedendo alla sezione prezzare trattenonetto ho scaricato un mio listino della sicurezza in formato dcf quindi mh, potendolo utilizzare con primus dcf che è questo programma qui vado ad aprire questo listino che ho scaricato sulla mia macchina listino sicurezza per esempio 2016 e da questo listino che h mi mette a disposizione vado a ricercare la voce che mi interessa potrebbe essere per esempio un trabattello, lui dinamicamente effettua la ricerca tra le voci presenti e io direttamente dal primus dcf con il drag and drop quindi sinistro del mouse premuto trascino la mia voce nel computo di certus, rilascio il sinistro del mouse e lui inserisce direttamente questa voce in cui io devo andare a dare eventualmente Altre informazioni, invio e passo nella colonna dove vado a mettere le misure. Abbiamo visto che questo trabattello è contabilizzato anch'esso, computato a metro lineare. Quindi dico che, per esempio, mi servono 30 metri di trabattello. Faccio tornare il mio cursore nel campo designazione dei lavori. F2 della tastiera e confermo anche quest'altro inserimento e man mano il totale del computo si implementa. Quando io avrò inserito tutte le voci che mi servono per avere il mio computo per la sicurezza, il programma automaticamente ogni volta mi va a creare anche il mio elenco prezzi. Quando avrò raggiunto il totale delle voci avrò un totale del computo che potrà eventualmente essere esportato da Certus in altri formati potrà essere salvato sulla mia macchina, posso salvare in tutti i formati riconosciuti da Primus e quindi eventualmente aprirlo anche con altri programmi. Se avessi eventualmente, fossi in possesso anche del Primus, programma H per il computo della contabilità, potrei gestire questo file da Certus anche direttamente in Primus. Oppure posso effettuare una stampa direttamente da qui, sia una stampa avanzata eventualmente con delle opzioni particolari se voglio ancora effettuare delle esportazioni eccetera ma anche una stampa veloce quindi una stampa classica più della tastiera sto ingrandendo pagina giù scorro ecco qui e ho il mio computo per, per la sicurezza che posso da qui stampare su carta o ancora esportare in altri formati Esco dalla stampa. Chiaramente io ho mostrato veramente due funzionalità veloci di lavoro in Primus DCF, ma avviato il programma dalla home di Primus DCF avete la possibilità di guardare i filmati indispensabili quindi per l'utilizzo. Delle funzionalità del DCF o accedere al video tutorial piuttosto che forum piuttosto che help per imparare ad utilizzare anche quest'altro semplice strumento e quindi fare il vostro computo metrico direttamente con Primus DCF. Queste sono le modalità operative che attua chi, sicuramente chi non ha il modulo Pro di Certus, che invece ha anche il modulo Pro di Certus. Come abbiamo detto, che cosa fa? Dalla pagina lavorazioni può accedere a questa sezione costi. Di solito siamo abituati in prima battuta a vedere quest'altra pagina, bensì adesso andiamo in costi. E qui che cosa accade? Adesso siamo sempre nel nostro famoso documento vuoto in cui io non ho inserito ancora nessuna lavorazione. Allora, se accedo all'archivio delle lavorazioni... Quindi eh, sempre la solita fase in cui io vado a creare manualmente il mio albero delle lavorazioni. Una volta che io prendo la lavorazione dall'archivio e la trascino nel mio documento, a questa lavorazione saranno associate tante informazioni sul coordinamento piuttosto che sulla squadrativo, ma anche informazioni sui costi della sicurezza. Trascino la lavorazione, eccola qua. E lui automaticamente per questa lavorazione trascinata mi fa vedere tutti gli apprestamenti che potrebbero essere utilizzati per svolgere questa lavorazione. Questa pagina è un'altra faccia della medaglia della nostra vista classica lavorazioni. Quindi sono sempre in questa pagina, ripeto ancora, ma questa volta in questa sezione, costi. Che cosa faccio qui? Allora, abbiamo detto che ci sono questi apprestamenti. Questi apprestamenti, ognuno di essi, potrebbe essere legato ad una oppure più voci di elenco prezzi, perché magari ci sono misure diverse o perché magari il costo varia dall'affitto di questo apprestamento di un mese a più mesi, a semestri, eccetera, eccetera. Quindi io vado anche per uno stesso apprestamento a scegliere la voce di elenco prezzi da utilizzare. Una prima operazione che vado a fare è la scrematura, perché magari non utilizzerò tutti questi apprestamenti. Allora io con um, le funzioni veloci del programma... Ipotizziamo di voler togliere tutti questi apprestamenti. Clicco sul primo, vedete evidenziato in verdino, con lo shift della tastiera premuto, la freccia verso l'alto, quella per fare la maiuscola quando scriviamo. Vado a cliccare direttamente sull'altro sull estremo, sull estremo dei parapetti in elenco che voglio eliminare. Clic sinistro più shift e lui ha evidenziato tutto. Tasto destro del mouse elimina blocco selezionato perché tutti quegli apprestamenti non mi servono. Oppure voglio fare una selezione ad hoc, clic sinistro del mouse più il control della tastiera e lui evidenzia solo quelli sui quali io vado a cliccare. Tasto destro del mouse elimina il blocco selezionato e sto scremando quindi gli apprestamenti che non mi servono. Assieme a questi ne potrei dover inserire altri. Quindi vado su questo fogliettino, aggiunge apprestamento, vado a mettere il mio apprestamento. Eccolo qua. E poi devo andare a scegliere una voce di elenco prezzi. Procediamo per gradi. Abbiamo detto che su quelli che mi dà il programma le voci di elenco prezzi sono già presenti. Io vado a scegliere la voce che mi interessa. Quindi implicitamente sto stabilendo il costo di questo apprestamento. Ne devo dare la quantità. Clicco nella colonna quantità, compare un bottone con tre puntini, ci clicco e lui apre automaticamente una versione light del Primus DCF. E che cosa vedo? Dalla descrizione capisco che questo apprestamento va, cada uno per semestre, e costa 3,36€ l'uno. Quindi io do l'invio della tastiera, quanti me ne servono di questi segnali in questo caso, parti uguali, per esempio me ne servono 5. Invio, 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 il cursore torna nel campo designazione dei lavori, questa volta non premo F2 della tastiera, ma do direttamente l'ok. Ok. Lui ha preso la quantità e ne conosce i mesi, dato che io posso anche modificare. Lasciamo così per adesso, poi vediamo che cosa accade. Lo stesso per l'altro apprestamento, si tratta di cartelli, questa volta ci sono due voci, ne devo dare la quantità. Clicco sul bottone, un cartello che anch'esso va a cada uno per sei mesi, ipotizziamo me ne servono due, ok, e ho stabilito anche questo. Invece, per questa voce che ho inserito io, adesso... Chiaramente è stato un inserimento manuale, il programma non, so, non sa cosa io voglio legare, quale voce voglio legare a questo apprestamento. Clicco su questo bottone con i tre puntini e il programma apre automaticamente un listino che chi ha il modulo Pro di Certus riceve. Gratuitamente nel programma un listino sicurezza, allora io vengo qui, vado a ricercare la mia voce, quella che secondo me mi interessa come voce di elenco prezzi, la seleziono e adesso ho il costo, ne devo dare la quantità, va a metro lineare, anzi, vediamo metro quadro per mese. Questo apprestamento, quindi do l'invio, saranno 20 metri con un'altezza di 80 centimetri, invio. Confermo e adesso ho anche questa quantità. Quando inserisco un apprestamento non, manualmente, non ho la possibilità di dire di associare a quell'apprestamento ovviamente più voci di elenco prezzi, perché questa è una questione che, di cui si occupa il programma. In caso di inserimenti manuali e della necessità di avere questo stesso apprestamento associato ad una voce per il primo mese e magari una voce per i mesi successivi, io lo vado a reinserire. Recinzione lo potrei dire anche qui. Successivi, andrei a prendere la voce di elenco prezzi che io so essere utile, idonea per i mesi successivi, la seleziono. E ne vado a dare la quantità in questo caso. Ecco qui. Avrà un costo diverso perché l'ho scelto apposta e quindi ho fatto il calcolo e ho un costo per il primo mese e un costo per i mesi successivi. Questo quando prendo chiaramente adesso che cosa ho fatto, ho preso una lavorazione dall'archivio e quindi i costi li ho già trovati. Ho Palmato, o, o meglio ho, ho scremato i, um, gli apprestamenti che erano presenti ho lasciato solo quelli che mi servivano ne ho inseriti due, manualmente, due man manualmente la stessa cosa accade quando inserisco manualmente una lavorazione quando vado a fare una mia lavorazione la pagina costi sarà vuota quindi in questo caso io vado ad aggiungere manualmente appunto gli apprestamenti così come abbiamo fatto in questa sezione dove alcuni li abbiamo presi dall'archivio e altri no. Cancelliamo questa lavorazione, torniamo dove stavamo. Un'altra sezione in cui occorre fare l'analisi quando si fa la stima dei costi della sicurezza sono le misure generali di sicurezza. Quando io vengo qua dentro su ogni documento troverò questa pagina piena. Questa pagina um, contiene degli apprestamenti generali per il cantiere, diciamo così, mentre quelli di prima erano gli apprestamenti da mettere sulla lavorazione, qui ci sono degli apprestamenti appunto generali, quindi i servizi igienico sanitari e assistenziali. Come prima io vado a scremare tutto quello che non mi interessa. Per quello che lascio invece poi devo dare le quantità. Attenzione, eh, questi sono apprestamenti che il programma ci dà ogni volta. Se io da questo documento li tolgo non me ne devo preoccupare perché poi nel prossimo documento, nel PSC che andrò a fare il mese prossimo, in quel nuovo PSC, gli apprestamenti saranno di nuovo tutti presenti. Ok? Quindi potrei eliminare gli apprestamenti qui a destra ma eventualmente potrei eliminare anche dal menu locale, tasto destro del mouse, l'intero nodo lì a sinistra. Sto chiaramente cancellando tutto, sicuramente non è l'operazione giusta da fare, però è per rendere l'idea sulle funzionalità specifiche che io ho in questa finestra. Come prima, il funzionamento è lo stesso, abbiamo un apprestamento che potrebbe essere legato ad una, eventualmente, più voci di elenco prezzi. Per ogni apprestamento devo andare a dare le quantità la procedura è esattamente la stessa quello che vi volevo dire è solo che non bisogna analizzare solo questa sezione specifica per la lavorazione ma bisogna analizzare anche una sezione specifica per il cantiere in generale questo per quanto riguarda la stima dei costi della sicurezza gli apprestamenti sulle lavorazioni io adesso li ho analizzati già tutti che cosa um, accade ancora? Mm, io adesso da questa pagina potrei già andare in stima dei costi della sicurezza, ok? Cancello quello che c'è, che viene da quell'esempio che abbiamo fatto prima, e potrei fare cosa? Potrei importare direttamente dal modulo costi tutto quello che io ho studiato dall'altra parte, clicco su questo bottoncino. Il programma mi dice importa solo gli apprestamenti con quantità diversa da zero. Questo è un ulteriore aiuto perché cancello e vi faccio notare. Torno in lavorazioni, nei costi. Immaginiamo, io adesso chiaramente vi ho fatto vedere per dovere tutte le funzionalità, quindi come evidenziare e come cancellare per eh, scremare questa lista. Ma con quella funzionalità importa solo apprestamenti con quantità diversa da zero ho la possibilità di non interessarmi nemmeno di questo, perché basta che non entro in questo campo a mettere numeretti e il programma non si occuperà di importarmi queste voci. Quindi tutte queste che io lascio zero pur non avendole cancellate, quando vengo qui in stima sicurezza non verranno contemplate. Sia Quegli apprestamenti che io ho in misure generali di sicurezza, ma anche quelli che lascio zero in questa sezione, cioè nelle, ehm, negli apprestamenti legati alla lavorazione. Torniamo. Quindi, io vengo qui in stima sicurezza e importo dal modulo costi solo gli apprestamenti con quantità diversa da zero, do l'ok okay, e lui importa. Restringo tutto, tasto destro del mouse, restringi tutte le voci e mi dà un totale della stima dei costi della sicurezza. Quindi in maniera molto veloce, questo è il vantaggio di avere il modulo costi, allo stesso modo come prima posso qui sempre esportare piuttosto che stampare, eccetera. Ma non finisce qua perché con il modulo costi, quindi con il modulo pro. Io posso importare automaticamente tutto quello che ho fatto nel modulo costi, ma posso importare automaticamente anche tutto quello che ho disegnato sulla planimetria. E qui apro un'altra parentesi. Apro, andiamo in quest'altro documento che viene da uh, un file già, su cui si è già lavorato, in cui già ci sono le lavorazioni, i costi sono stati già analizzati. E quindi in stima sicurezza in quell'occasione è stato già importato. Cancello quello che c'era nel mio vecchio documento. Anche qui abbiamo detto posso importare dal modulo costi perché questa analisi è stata già fatta per le lavorazioni. Quantità eccetera eccetera. Ma posso importare anche dalle tavole grafiche. In questo mio vecchio documento è presente una planimetria. Va da sé, è un esempio, um, la planimetria è specifica per ogni cantiere. I cantieri non sono tutti uguali, vi voglio far vedere solo come funziona. Cioè, chi ha redatto questo vecchio PSC è venuto nel Certus CAD, programma CAD che si ha a disposizione il avendo il modulo Pro di Certus e ha disegnato questo cantiere. Ok. Ha disegnato questo cantiere con uh, tutti gli apprestamenti, baracche, ponteggi, eccetera, eccetera. Avendo disegnato questo cantiere, quando si va in stima dei costi, quindi, ripeto, con il modulo CAD di Certus Pro, quando vado in stima costi della sicurezza posso sì importare dal modulo costi, quindi gli apprestamenti sulle lavorazioni, e ottengo un importo, ma posso importare anche dal modulo Certus CAD, quindi vado ad importare... Una volta selezionata la planimetria che mi interessa, vado ad importare tutti quegli apprestamenti, tutti i costi di quegli apprestamenti che sono disegnati sulla planimetria. Infatti, adesso il totale del computo si è impennato perché ci sono tutte queste voci che vengono direttamente dalla planimetria. Perché anche nel modulo CAD, ci torno un attimo. Ci sono le opzioni per la stima dei costi della sicurezza. Ogni apprestamento è legato a dei costi, sempre di quel famoso listino sicurezza che si ha con il modulo Pro. Esco, chiudo, torno in stima sicurezza. Nessuno mi vieta una volta arrivato in questa finestra dove io posso stampare, esportare, eccetera, di apportare delle modifiche. È sempre il primo DCF quello di prima. Quindi doppio clic del mouse e posso venire qua ad modificare eventualmente importi, misure, eccetera, eccetera. E ancora una volta vengo qui e mi stampo il mio bel computo metrico con tutte le varie, le varie voci. In questo caso è venuto di, vedete, 9 pagine. Andiamo alla fine e ne vediamo l'importo totale. Bene, io con questo ho concluso.